come Regione Marche saremo vicini con importanti finanziamenti a tutti coloro che hanno voglia, passione e professionalità per far crescere nel mondo questo importante strumento. Felicissima di questa delegazione che ha presentato il nome di Castelfidardo e ha speso il nome di Castelfidardo e la propria industria di fisarmonica di qualità all'Estremo Oriente, quindi ne siamo veramente orgogliosi. Sicuramente promuoveremo altre iniziative di questo genere. Attorno alla fisarmonica, riuscire a far vedere ai coreani che lo strumento ha delle grandi potenzialità anche nella musica classica, nel jazz, nel tango. Devo dire grazie anche al nostro ambasciatore, perché tramite lui abbiamo capito l'impegno che ha profuso nel realizzare questo impegno. Che per me è stato toccare con mano un progetto che in realtà, per quanto mi riguarda, è debuttato nel 2015 a Cuba. Ho ideato questo progetto Made in Italy che puntasse a valorizzare la musica attraverso la fisarmonica. Versatilità, l'eclettica dello strumento, che poi è quella che rende la fisarmonica vincente, mi ha molto affascinato. Nel concerto che abbiamo effettuato alla Spiegelhall, il successo più grande non è stato soltanto riempirla, ma il fatto che ci fossero molti studenti universitari. Secondo me questo è vincere, perché comunque crei interesse, crei un'esigenza verso la cultura, verso la musica e verso la fisarmonica in quanto strumento estremamente eclettico e portavoce della cultura italiana, made in Castelfidardo.